Ok, allora siamo pronti a ricollegarci con Milano, Alessandro Bellomonte con l'ennesimo ospite. Alessandro, ci sei? Sì, sì, Leandro, ci sono. Allora, ok, dopo... Difensore del Palermo, Leandro Rinaudo. Ah, perfetto, allora un altro pezzo di storia del Palermo che fu quello che ci piaceva, quello che ci faceva emozionare, insomma, quello che vinceva. Ciao Leandro, buon pomeriggio. Leandro, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Allora, ciao, buon pomeriggio. Adesso ovviamente tu occupi un ruolo nuovo, sei il collaboratore del direttore generale del Venezia Giorgio Perinetti e ovviamente ti occupi anche di scouting. A proposito di scouting, dando un'occhiata all'organico a disposizione di Diego Lopez, quante chance ha il Palermo di compiere l'impresa, a tuo avviso? Allora, il calcio è bello, bello anche per questo, il calcio è imprevedibile, lo dimostra il risultato che ha fatto il Palermo a Napoli, è normale che guardando in faccia la realtà si sa che comunque alla fine è una situazione complicata, ma allo stesso tempo comunque tutto può succedere, vedi Crotone che ha vinto con l'Empoli, quindi ancora rimangono un po' di partite, quindi spero comunque molto sinceramente per il Palermo che possa incanalarsi nella via giusta. Allora, il DS Nicola Salerno sta lavorando tantissimo, spesso riesce a raggiungere anche l'intesa con i club per quanto riguarda eventuali prestiti, poi però si scontra con la volontà dei calciatori che non hanno alcuna intenzione di perorare una causa estremamente critica come quella del Palermo. Ecco, da palermitano quanto ti fa male vedere collezionare così tanti rifiuti in un momento così difficile? No, sicuramente alla fine posso anche capire i giocatori che comunque alla fine rifiutano Palermo, ma sicuramente non rifiutano Palermo come città e Palermo come società, ma rifiutano Palermo in quella posizione di classifica. Diventa ancora più difficile per il direttore comunque alla fine Salerno operare comunque in questo senso. Allo stesso tempo è arrivato da poco tempo, il mercato sta per finire, quindi comunque le complicazioni ci sono. In questo caso a tuo avviso cos'è più intelligente fare? Perché il Palermo sembra seguire una linea ben precisa, ovvero ricavare il massimo delle plusvalenze dai giocatori che avevano un minimo di mercato, vedi Quaison ed Iliemark, e provare probabilmente qualche operazione anche in prospettiva, perché la Serie B sembra essere più di uno spettro, sembra essere ormai una prospettiva concreta, quindi bisogna operare anche in prospettiva futura a tuo avviso? Guarda, io credo che ancora ci sia un po' di partite da giocare, il Palermo fino a quando ha la speranza deve mettere in campo i giocatori che danno più garanzie in assoluto, dal momento in cui la matematica possa comunque alla fine determinare comunque alla fine la classifica, allora posso capire questo discorso, però fino al momento in cui c'è la possibilità di raggiungere la salvezza è giusto che Lopez metta in campo i giocatori che danno più garanzie. Leandro, l'ultimissima, perché tu sei palermitano, conosci perfettamente gli umori della piazza, hai vestito questa maglia, sai quanto pesa, sai cosa significa. Ecco, di questo grande scollamento tra i tifosi del Palermo e l'attuale proprietà, il presidente Maurizio Zamparini, ecco, cosa ti arriva dalla tua città, dai tuoi amici? Qual è il tuo pensiero? Insomma, sarebbe il caso che forse Maurizio Zamparini si facesse da parte? No, io credo che, lo dico molto sinceramente in maniera schietta, Zamparini ha portato il grande calcio a Palermo dopo tanti anni e merita rispetto. È normale che i risultati non aiutano a mantenere un po' di serenità, quindi è normale anche che comunque la società, la piazza sia così delusa. Ma allo stesso tempo comunque bisogna comunque rimanere sempre attaccati alla maglia, per come hanno dimostrato sempre i tifosi del Palermo, pensare a finire questo campionato nel miglior modo, sperando di salvarsi o più che altro in maniera dignitosa, e dal prossimo anno pensare comunque alla fine da farsi per l'anno che verrà. Dal difensore centrale Nestorowski a tuo avviso è da Napoli? Sta dimostrando comunque alla fine di essere un giocatore che comunque alla fine in Serie A ci può stare. È normale che tra Palermo e Napoli come blasone, come piazza ce ne passa un po', allo stesso tempo comunque un giocatore che sta dimostrando comunque di poter far gol in qualsiasi momento e soprattutto anche a delle squadre comunque importanti come il Napoli.